Survival kit, tecniche di sopravvivenza culturale. Dobbiamo sopravvivere? Dobbiamo sopravvivere, vogliamo sopravvivere soprattutto, no? E quindi a un certo punto che cosa ci siamo chiesti insieme? Come fare a sopravvivere? Come dobbiamo fare in questa giungla terribile del mercato culturale e creativo? E quindi abbiamo pensato di scorrere una carrellata di opportunità che fossero quelle appunto per le imprese culturali e creative quali noi. E che cosa ci è venuto in mente? Ci è venuto in mente di analizzare un po' la situazione del territorio, cioè che continuamente viene ripetuto non ci sono più soldi, perché gli enti locali non hanno più trasferimenti dallo Stato, perché diciamo il mercato forse dicono che sia saturo, però ci sono delle altre possibilità rappresentate dal crowdfunding, dalla progettazione europea e dal fundraising, insomma, in generale per privati e poi per le persone, insomma. E in questo percorso ci siamo accorti che non eravamo soli. Quante adesioni ci sono state? Troppe. Nel senso che in questi giorni... No, non sono mai troppe. No, troppe rispetto alla possibilità di accoglierle. Per cui ci siamo trovati nella situazione un po' imbarazzante di dover dire di no. Perché sono arrivate oltre 100 richieste, insomma, di partecipazione. Per cui le esigenze didattiche un po' non potevano andare incontro a un numero così grande di persone. Ma nel dire di no abbiamo lanciato in qualche modo una promessa. Abbiamo lanciato una promessa che spero, insomma, verrà mantenuta, quella di cercare di dare un nuovo corso a questa opportunità di formazione, magari con laboratori dal basso o con altri partner del territorio. Siamo con Fabio Simonelli, docente del laboratorio Survival Kit. Fabio, tu sei socio di questa piattaforma di crowdfunding Eppela. Eppela è una piattaforma di crowdfunding reward based. Quindi una piattaforma che basa la propria attività nella raccolta di progetti in campo fashion, in campo designer, tecnologia, arte, cinema e musica, e progetti che cercano un budget per la propria realizzazione e che in cambio delle donazioni che ottengono danno delle ricompense. Il sistema di Eppela si differenzia dal sistema di crowdfunding equity, che è il sistema di crowdfunding che è stato regolamentato lo scorso anno da Consob, per il fatto che chi fa una donazione sui progetti non diventa un socio del progettista, ma semplicemente acquista o preacquista il progetto o l'idea stessa. Ci fai qualche esempio di qualche progetto di particolare successo che è stato finanziato attraverso Eppela? È un progetto che è stato lanciato da Crystal Ball, non so se vi ricordate le palle colorate che si potevano fare, che si gonfiavano attraverso la cannuccia. Crystal Ball è tuttora un marchio di proprietà di un signore anziano che vive vicino Bolzano e che aveva visto la propria attività terminare perché Giochi Preziosi, che distribuiva Crystal Ball e produceva la comunicazione per Crystal Ball, aveva deciso di interrompere la propria attività. Il signor Pasini, proprietario di Crystal Ball, si è avvicinato a noi e ha chiesto a noi la possibilità di lanciare una campagna per vedere se Crystal Ball era o meno ancora d'appeal sul mercato, quindi un brand totalmente anni 80, se nel 2014 poteva essere ancora di interesse. La campagna è stata una campagna talmente di successo che Giochi Preziosi, una volta che è andata a finanziamento il progetto, ha deciso di rimettere in pubblicità il prodotto e che quindi a settembre rivedremo sulle reti nazionali. Quali sono i trucchi per organizzare un'efficace campagna di crowdfunding? Allora, il trucco principale è quello fondamentale, quello di crederci veramente. Quindi non basta avere una buona idea, ma bisogna essere bravi a vendere la propria idea. Quindi essere capaci, attraverso le proprie conoscenze, attraverso il proprio network, di mettere a disposizione di chi vuole e può essere interessato a fare una donazione tutte le informazioni sul progetto stesso, quindi la realizzazione di un buon video, la realizzazione di ricompense uniche e stimolanti per chi fa una donazione, sono sicuramente degli strumenti importanti. Bisogna essere creativi, bisogna essere unici, ma bisogna essere imprenditori, quindi non basta avere una buona idea, ma bisogna essere bravi e capaci a venderla.